Alessandro Orsini. Alessandro Orsini, cari amici, tutti sanno chi è Alessandro Orsini. Tutti sanno chi è Alessandro Orsini da quando è iniziata la guerra in Ucraina, il 24 febbraio 2022. Da quel momento Alessandro Orsini è onnipresente nei talk show televisivi con le sue analisi politiche del tutto originali. Alessandro Orsini è docente universitario, alla LUISS di Roma, alla LUISS, grande docente universitario. Circa la guerra in Ucraina, Alessandro Orsini ha assunto delle posizioni originali e non in linea con noi dell'Occidente, noi della NATO, noi della NATO, non in linea. Pensate che si è dovuta mettere in linea con le posizioni della NATO pure Giorgia Meloni, se no Biden non ce la mandava a Palazzo Chigi, pensate un po' voi. E Alessandro Orsini invece è un docente universitario di fama internazionale e ha delle posizioni originali, diciamo che sono posizioni anche vicine un po' a Papa Francesco, soprattutto le posizioni di Alessandro Orsini sono molto molto vicine a quelle di Serafino Massoni, eccolo qua. Solo che Serafino Massoni opera sul web e invece Alessandro Orsini opera nei talk show televisivi, essendo egli docente universitario. Docente universitario alla LUISS, la libera una università privata di Roma, l'equivalente della Bocconi a Milano. Circa l'Ucraina, Alessandro Orsini ha spiegato pure le ragioni della Russia. Ce n'ha tante delle ragioni della Russia. La Russia venne attaccata da Napoleone Bonaparte nel 1812, 12. Poi la Russia venne attaccata da Adolf Hitler nel luglio del 1942, anche da Benito Mussolini. Insomma, c'era tante de ragioni la Russia. Solo qua, in Occidente c'è la NATO sta sotto gli Stati Uniti d'America e gli Stati Uniti d'America non gli vogliono tanto bene alla Federazione Russa, che sarebbe l'erede dell'URSS, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche di Iosif Stalin. Iosif Stalin fu quello che combatté contro il nazismo, il nazifascismo, insomma. Alessandro Orsini ha delle posizioni vicine anche a quelle di Papa Francesco, perché Papa Francesco ebbe a dire, quando iniziò la guerra della Russia contro l'Ucraina, Papa Francesco ebbe a dire che Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina perché la NATO andava ad abbaiare sotto le finestre della Russia, capito? Le cose che ha sempre detto anche Sergio Romano, Sergio Romano, informatevi voi. Sergio Romano è stato ambasciatore d'Italia a Mosca per tanti anni, altrimenti è una delle firme più prestigiose del Corriere della Sera. Sergio Romano dice peste e corna della NATO, peste e corna, Serafino Massoni si allinea con questa gente qua, Serafino Massoni si allinea con Papa Francesco, Sergio Romano. Alessandro Orsini, anzi, Alessandro Orsini e Sergio Romano e Papa Francesco, che si allineano con Serafino Massoni, perché Serafino Massoni è sul web dal 2007, e
E Serafino Massoni, ipotesi, non finge Serafino Massoni l'ipotesi. Allora, sinora Alessandro Orsini, diciamo così, è stato applaudito dal pubblico italiano, perché il pubblico italiano, anche occidentale, è stata la parte della Russia, e mica è stata la parte dell'Ucraina, eh? L'elite. È la classe dirigente che è stata la parte dell'Ucraina, l'elite. Ma il popolino sovrano, è stata la parte della Russia, il popolino lo sa dove è la verità, capito? Finora è andata bene Alessandro Orsini, è stato acclamato dal popolino, non certamente dall'elite. Però adesso è scivolato Alessandro Orsini, è scivolato su una buccia di banana, perché grande è Alessandro Orsini, che sia chiaro, grande è Alessandro Orsini. Che succede? Che ultimamente è scoppiata la nuova guerra tra Hamas e gli israeliani, tra Gaza e lo Stato di Israele. Alessandro Orsini si è dimenticato che lui, Alessandro Orsini, si era sempre schierato, diciamo così, a favore della Russia contro l'Ucraina. E senza tenere presente che lo stesso Stato di Israele non ha mai mandato domanda, mai manderà armi all'Ucraina. Cioè, Alessandro Orsini non ha tenuto conto che da quando è iniziata la guerra in Ucraina, lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda, mai manderà armi all'Ucraina. Quindi, siccome Alessandro Orsini sta dalla parte della Russia, dovrebbe stare pure dalla parte dello Stato di Israele, che non ha mai mandato, non manda, mai manderà armi all'Ucraina, perché Alessandro Orsini è molto critico con Zelensky, capito? E non che. Adesso c'è l'ennesima guerra tra palestinesi e israeliani, tra Hamas e Stato di Israele, Gaza e Stato di Israele. E che ha fatto Alessandro Orsini? In una intervista televisiva con Bianca Berlinguer, ha spezzato qualche lancia a favore di Hamas, con rispetto parlando, ha spezzato qualche lancia a favore di Hamas. E Bianca Berlinguer non era tanto contenta Bianca Berlinguer che Alessandro Orsini spezzasse qualche lancia a favore di Hamas, perché di certo Bianca Berlinguer segue i video di Serafino Massoni, e Serafino Massoni ha già detto da tanto tempo che i palestinesi, da quando è nato lo Stato di Israele nel 1948, i palestinesi non l'hanno mai voluto riconoscere lo Stato di Israele, capito? Quasi tutto il mondo ha riconosciuto l'esistenza dello Stato di Israele. I palestinesi dicono: tu, Stato di Israele, non esisti, capito? Non esisti. E poi ci vede che Bianca Berlinguer, seguendo i video di Serafino Massoni, ha saputo che i palestinesi, quando c'era la Shoah, 1940-1945, 6 milioni di ebrei, Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei, mandati nei lager, nelle camere a gas, e poi la zona con i crematori. E quando c'era la Shoah, i palestinesi
Tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Masoni.